Caro Fra Francesco, è bello ritrovarsi con te, con i tuoi confratelli e con tanti altri fratelli e sorelle a pregare insieme in questo luogo a noi tanto caro e ad elevare lo sguardo verso il volto della madre e del bambino che da secoli hanno accolto le invocazioni e le lacrime di tanti sofferenti della nostra comunità cittadina, ottenendo talvolta le grazie richieste e che ci hanno donato in Padre Pio un modello e un richiamo alla sensibilità operosa per la conversione dei peccatori e per la santificazione dei credenti. Il privilegio di essere qui, dinanzi alla venerata icona che consentiva al mistico frate di Pietrelcina di dialogare con la Madre Celeste, attingendo la sapienza, il coraggio e la forza per divenire un apostolo del Vangelo, in confessionale e con la direzione spirituale, ci sprona a rinnovare la nostra filiale fiducia in Lei e a presentarle i bisogni di ciascuno di noi, delle nostre famiglie, delle comunità ecclesiali di cui facciamo parte, ma anche di un'umanità che sembra sempre più fragile di fronte alla tentazione di vivere come se Dio non esistesse. In particolare, vogliamo chiedere l'intercessione della Vergine Santa e del nostro Padre Pio per ottenere dal Signore la grazia di svolgere con zelo il nostro compito di collaboratori nella missione di far giungere l'annuncio evangelico fino ai confini della terra, per risollevare i fratelli e le sorelle di ogni latitudine dalla triste condizione di privarsi dell'amore di Dio. Con tali intenzioni, ora, a nome dei dipendenti della Fondazione Voce di Padre Pio, ma anche dei sagristi, dei magazzinieri, degli addetti alla portineria, alla cucina del convento, alla custodia della casa di Maria Pail, e a nome di tutti coloro che pregano con noi, rivolgo la comune supplica alla Beata Vergine delle Grazie, prima di iniziare la recita del Santo Rosario. Invito tutti a recitare con me la supplica a Maria Santissima delle Grazie. Gioisci, piena di grazia, il Signore è con te. Tu che per l'annuncio dell'angelo hai generato il tuo Creatore e Signore, sei divenuta sentiero umile e prezioso che conduce al tuo Figlio Gesù. In te tutte le generazioni si diranno felici, perché hanno visto la via che conduce alla vera gioia. Indicaci la via, Maria. Cammina accanto ai nostri giovani, perché riscoprano in Gesù la strada della vera pienezza. Alzati, piena di grazia, e corri verso noi. Tu che non hai considerato un tesoro geloso, il Creatore e Signore che portavi nel grembo, sei divenuta messaggera di pace, che attendiamo nel tuo Figlio Gesù. Benedetto il frutto del tuo grembo, venuto ad abitare in mezzo a noi. In lui troviamo casa, in lui troviamo il senso. Vieni a dimorare nei nostri cuori, Maria. Mostrati madre per i nostri giovani, perché riassaporino in Gesù la casa della vera amicizia. Corri in fretta, Maria. Il nostro cuore ti attende. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora